Buonasera, buonasera da parte mia, da parte di Skyway, a tutti quelli che sono collegati e quelli che si collegheranno in questi secondi. Mi sentite? Un cenno di conferma? Ok, buonasera. Bene, veniamo a, al webinar di questa sera 28 febbraio. L ultimo webinar di febbraio. Allora, la nuova generazione di trasporto, questa sera ehm, vediamo un attimo sempre tutta la storia di Skyway, da dove nasce, eh, da chi la porta avanti, da, da tutti noi che la sosteniamo parlando con le persone e partecipando a questi webinar. E, vediamo, vediamo da dove nasce appunto. Allora, eh, questa slide è una slide molto significativa dove mettiamo a confronto degli illustri personaggi della storia che hanno fatto la storia con le loro idee, le loro invenzioni, partendo da Henry Ford con lo su il suo sviluppo del suo marchio in tutto il mondo dell'automobile Ford, tutt'oggi un marchio molto importante. Passando poi a Gustave Eiffel che ha eh, progettato la torre Eiffel eh, nel fine degli anni, eh, degli anni 800 e con questa struttura moderna che ha eh, generato il simbolo più importante di, di Parigi e quindi eh, un'idea di costruzione con con il con, con le strutture in ferro per poi passare a Igor Sikorsky Igor Sikorsky è un, è un personaggio illustre molto famoso importante eh, tuttavia non tutti lo conoscono ma se noi andiamo a parlare di elicottero l'elicottero è uno dei mezzi più eh, importanti oggigiorno per gli spostamenti eh, in volo o, ed è una diversificazione importante appunto rispetto all'aereo e l'elicottero è, è un mezzo utilizzato in diverse situazioni anche in situazioni molto importanti eh, di sicurezza legate comunque al pronto soccorso a situazioni difficili e eh, è usato purtroppo anche nelle guerre Comunque anche Igor Sikorsky ha fatto la storia con queste, tutti i brevetti che ha realizzato per ehm, il, i veivo, veicoli eh, in aria, appunto gli elicotteri. Anatoli Uninsky, Anatoli Uninsky invece, ehm, eh, sì, anche lui sta facendo la storia, ma è un personaggio eh, presente tutt'oggi che ci permette di sviluppare il progetto. Skyway, ma perché ehm, Anatoli Uninsky è eh, paragonabile a questi personaggi nonostante siamo, eh, siamo nell'età contemporanea? Perché ovviamente cosa ha fatto? Eh, eh, è un imprenditore presidente appunto di Skyway eh, ha eh, progettato la tecnologia stringa è un membro della Federazione Cosmonautica Sovietica, eh, un astronauta, eh, è leader di due progetti delle Nazioni Unite, è autore di 140 invenzioni e brevetti. Questi brevetti sono tanti perché? Perché lui ha scomposto il suo progetto eh, della tecnologia stringa in tanti elementi, in modo che eh, uno separato preso a sé stante rispetto a tutta la complessità del progetto, non può essere sviluppato, mentre invece tanti brevetti messi insieme costituiscono il progetto eh, Skyway. È autore di ehm, 18 libri ed oltre 200 pubblicazioni scientifiche e 30 diplomi internazionali, quindi diciamo che è eh, all'avanguardia su, su diversi... Eh, Contesti tecnologici, non solo un'invenzione, tante invenzioni messe insieme, è appunto l'inventore del sistema di trasporto senza razzo per lo sviluppo nello spazio, progettista di grattacieli, infrastrutture di eh, nuova concezione e così via. Insomma, in questo background dobbiamo aggiungere anche dei premi molto importanti: medaglie d'oro all'Exhibition Center in Russia, due medaglie gold. Den come riconoscimento del progetto dell'anno dell'industria dei trasporti e così via. Insomma, ha conseguito 30 diplomi a livello internazionale, quindi un personaggio di tutto rispetto. Da dove inizia la storia eh, di eh, Juninsky principalmente? Nel 1977, a 30 anni, a 30 anni. Ehm, Proprio 30 anni fa eh, ebbe l'idea di creare un dispositivo appunto per la trasmissione delle merci in orbita senza l'utilizzo dei razzi a carico, questi razzi che eh, hanno bisogno di propulsione, quindi inquinano e, e costi eh, onerosi. Ha lavorato attivamente per 10 anni e sviluppa eh, eh, la prima generazione di tecnologia a stringa. Qui vedete nel 1988 che è eh, evidenziato nella fotografia ed è una, la prima eh, conferenza scientifica, tecnico-scientifica, eh, Rocket Free, Industrialization of Space, eh, che riguarda i problemi, le idee, i progetti appunto per la trasmissione delle merci nello spazio, o meglio, la trasmissione, il trasporto delle merci eh, non a terra. Perché questo? Perché ovviamente non è solo trasportare le merci nello spazio, ma anche trasportarle intorno alla Terra senza, eh, senza le infrastrutture eh, sulla Terra stessa, quali per esempio quelle che utilizziamo tutt'oggi, treni, treni monorotaia, eh, tutto quello che è il traffico. Eh, urbano, eh, automobili, eh, camion e via dicendo. Quindi un sistema che può andare a sostituire questi mezzi di trasporto. Quindi, nel 1978 è partita lo sviluppo tecnologico, eh, nel 2014 è partito il progetto della tecnologia a stringa. Questo progetto si è sviluppato, è iniziato la costruzione nel 2015. Eh, dopo il 2016 eh, è iniziata anche la dimostrazione eh, in, in che modo? Attraverso delle linee che sono in, 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 allora, già linee incostruite ma anche in fase di costruzione all'Ecotecnopark in Bielorussia. Per poi passare ai giorni nostri eh, con tecnologia e implementazione in tutto il mondo. Ci sono già dieci progetti definitivi. Eh, Stiamo, sto attendendo la data del primo lavoro vediamo un attimo ho chiesto eh, approfondimenti in merito a quando ci sarà questo eh, questo primo progetto fatidico che partirà nell'esecuzione dei lavori oltre ovviamente i lavori di linea eh, e di certificazione che ci sono già all'Ecotechno Park. Qui eh, questa è una slide in inglese, non ho eh, avuto il tempo di tradurla. Eh, faccio una, una premessa, <coughs> queste informazioni sono tutte informazioni che potete trovare nelle, eh, nei siti che eh, Skyway Capital sta diffondendo ufficialmente, eh, in particolare ce n'è anche uno eh, con eh, l'indirizzo diciamo, eh, americano perché quest'anno eh, Skyway si diffonderà sempre di più e avrà sempre maggiore visibilità in siti, in eh, testate eh, giornalistiche, alla televisione e via dicendo, perché il progetto si sta ampiamente ampliament, eh, diffondendo e, e ci sono le, le possibilità e le opportunità di, di cogliere questa, questo progetto anche per tutti noi. Le fasi eh, le fasi abbiamo detto avete visto in questa slide appunto fasi include 15 fasi di investimento non è solo la, la fase della raccolta dei, dei fondi ma anche la, eh, il tutto il, lo step delle, delle fasi di costruzione perché perché nella fase 8 prevalentemente c'era unibus e unibike che sono stati testati nell'Ecotecnoparque e sono state ricevute in questo Ecotecnoparque che è la vetrina nel mondo di Skyway eh, molte delegazioni da, un, da diversi paesi in tutto il mondo. Queste delegazioni eh, in visita all'Ecotecnoparque per andare a eh, vedere il... Eh, le stringhe il, e quindi l'unibike, l'unibus e l'unitrack che è quello per il trasporto merci e capire ovviamente queste, questa tecnologia come poterla sviluppare in altri, eh, in, altri, in altri luoghi della terra. Ecco Salvatore ringrazio Salvatore che mh, mi, eh, mi segnala l'indirizzo www.skyway-usa.com company slash general designer eh, grazie Salvatore e, e, e dovremo eh, sempre più eh, approfondire e guardare questi siti perché sono proprio i siti ufficiali dell'azienda dove troviamo tutte le notizie notizie un pochino ovviamente da tradurre, mh, perché ci sono diverse lingue, non c'è quella italiana, ma con Google eh, Translator eh, o altri tipologie di traduzione possiamo trasferirli anche in, in PowerPoint o in presentazione. La fase 9 eh, è subentrata dopo che, oltre alla, alla procedura, al procedimento di sviluppo de, delle infrastrutture nell'ecotecnopark è subentrata con anche l'arrivo della distribuzione di quote che ha raggiunto una certa un certo livello. Nella fase 9 abbiamo iniziato a preparare anche il la fase delle certificazioni. È stata la fase 9 una delle fasi più importanti per ottenere le certificazioni delle linee che sono state costruite all'ecotecnopark. E perché con i test e, e, le, e la possiamo confermare i benefici di queste linee che a breve andiamo a, ad elencare e nell'EcoTechnoPark la costruzione di Skyway eh, sulla, eh, sulla linea eh, più importante eh, ovviamente quella urbana ad alta velocità eh, ci, ci sono ancora degli sviluppi e quindi è in fase di costruzione il, il terzo qui la fase 9 eh, prevedeva anche la eh, programmazione il primo di luglio nel 2017 del secondo Ecotecno Festival eh, proprio eh, all'Ecotecno Park in Bielorussia dove i partner, gli investitori hanno avuto la possibilità l'opportunità personale di vedere eh, questi, questi mezzi eh, sulle linee eh, un bike, un bus e un track. Eh, ovviamente eh, parliamo della terza eh, del terzo Eco Festival che ci si terrà a luglio 2018 quindi il prossimo luglio e quindi stiamo eh, l'azienda a ehm, ufficializzerà il la data precisa eh, il primo di maggio abbiamo richiesto eh, di eh, conoscerla anche prima perché ci sono già numerose persone che si stanno organizzando per andare a vedere eh, la tecnologia eh, skyway in bielorussia eh, Consiglio ovviamente tutti di organizzarsi per fare questo viaggio perché dopo il viaggio uno si renderà conto di qual è la possibilità. L'opportunità eh, enorme che eh, tutti noi stiamo, stiamo valutando e considerando pienamente, fase 10. Fase 10 eh, continua la fase 10. Ovviamente, oltre a aver raggiunto una eh, distribuzione di quote di partecipazione, eh, prevede anche la continua emissione eh, cer delle certificazioni del trasporto stringa e eh, nello stesso tempo anche eh, numerosi test sulla tecnologia per confermare anche qui gli, i vantaggi. La costruzione di Skyway. Eh, e prevede anche la costruzione di, del cargo di Skyway, della linea eh, Unitrack, cioè de, del, ehm, no, non del, dell'Unitrack. L'Unitrack è già ehm, costruito, del cargo e dell'alta ehm, della, dell velocità. Quindi eh, in sostanza la terza linea che manca, eh, quella da, per l'alta velocità e per il Cargo, che è costituita da una struttura rigida, mentre le altre sono semirigida e flessibile. Vediamo quali sono i vantaggi della tecnologia Skyway. I vantaggi della tecnologia Skyway si racchiudono in questa slide. Skyway è un innovativo sistema di trasporto che è capace di adattarsi alle condizioni del mondo fisico reale e consentono eh, di muoversi in massima sicurezza il più velocemente possibile, quindi senza ritardi, senza attese, in luoghi anche, eh, anche ad oggi non, non ancora accessibili attraverso le linee tradizionali che si possono utilizzare oggigiorno con il minimo impatto ambientale, senza ripercussioni sulla salute, con il miglior rapporto costi-benefici. I vantaggi di Skyway sono quello ecologico, perché si riduce il consumo di energia elettrica, eh, si ottimizza appunto il consumo eh, di energia, eh, quindi il risparmio energetico e quell'energia necessaria viene... Eh, prodotta da fonti rinnovabili, quindi non, non inquinamento. Riduce i danni all'ambiente e si occupa la minima eh, terra fertile, quindi l'attraversamento di queste linee su eh, coltivazioni eh, ha un impatto limitato perché questi, le, gli stessi terreni sottostanti possono essere eh, lavorati e, e quindi senza eh, far nessun eh, esproprio. Economico perché il costo di costruzione della linea Skyway è due volte più economico della ferrovia e quattro volte più economico dell'autostrada. Si riducono i costi de, di costruzione e mantenimento ed è veloce da realizzare. Vantaggi di Skyway: la sicurezza. Sicurezza perché? perché eh, i, le, le linee sono dedicate, eh, sono unidirezionali, quindi non c'è possibilità di, eh, di, di incidenti, di scontri, e non c'è cambio di, di corsia o di linea, e ci sono sistemi anti deragliamento e soprattutto in sicurezza si viaggia quando ci sono quegli eventi atmosferici, quei fenomeni, molto intensi che possono essere alluvioni possono essere buffere di neve possono essere eh, vento forte eh, addirittura eh, queste linee eh, possono sopportare una scala di per 10 eh, quindi il terremoto molto molto intenso tsunami con onde 20 metri di altezza e il vento fino a 250 km/h Altro aspetto non meno importante è l'interconnessione con le, le linee eh, che ci sono adesso, possibilità appunto di creare interconnessioni dirette con i mezzi di trasporto esistenti, sviluppo in territori difficili da raggiungere. Qui invece ne, a livello di tabella eh, viene messo a confronto diversi aspetti. Eh, ehm, e viene messo a confronto Skyway con gli altri tipi di trasporto. Eh, gli altri tipi di tra trasporto sono il trasporto ferroviario classico, il trasporto stradale, la via a monorotaia e il treno a levitazione magnetica. Treno a levitazione magnetica è, è quello che viene è, utilizzato nelle, nei viaggi in Giappone, eh, via monorotaia diciamo... Eh, che può essere la metropolitana o linee, eh, linee a cielo aperto, sempre monorotaia. Ecco qui eh, a colpo d'occhio, non mi voglio fermare troppo, ma eh, potete notare come l'impatto di Skyway sul capitale investito, sulle spese di esercizio, sull'inquinamento dell'ambiente, sull'incidentalità dei trasporti è sempre al livello più basso in assoluto Rispetto a tutti gli altri, e eh, a seconda di che cosa andiamo a esaminare, abbiamo eh, invece gli altri mezzi di trasporto che cambiano posizione. Mentre SkyWay è sempre nell'estrema nell nell destra del, della tabella, quindi per indicare la, la percentuale più bassa di, di impatto sul capitale investito, sull'inquinamento, sull'incidentalità nei trasporti, e sulle spese di esercizio, gli altri. Cambiano posizione. Andiamo un pochino più in dettaglio: eh, se eh, Skyway in un eh, costo di, di un progetto costa 100, rapportato agli altri, abbiamo che il treno costa 200%, quindi due volte tanto, il trasporto automobilistico quattro volte tanto, il monorotaia 12 volte tanto, e il, il treno lievitazione levitazione magnetica 18 volte tanto. Quindi, in, in, se uno volesse eh, vedere la tecnologia che potrebbe essere utilizzata per una rete di transnet, cioè una rete di trasporto globale, mondiale, il treno a levitazione magnetica, seppur eh, con enormi vantaggi di, di velocità, di anche, volendo anche sicurezza, tra virgolette, anche se ci sono già stati comunque degli incidenti, è comunque non eh, non utilizzabile se lo dobbiamo pensare in una rete globale l'efficienza anche l'efficienza ovviamente skyway fa da padrone rispetto al treno al trasporto automobilistico monorotaia e eh, treno levitazione magnetica comfort il comfort se il comfort skyway è 100 il treno è la metà il trasporto dell'automobile listico è il 20%, monorotaia il 50% e il treno a levitazione magnetica è all'80%. Sicurezza del trasporto, qui dobbiamo fare un'osservazione molto importante. Tutti noi, quasi la maggior parte delle persone, usano l'automobile per trasportarsi eh, e, ebbene l'1% di sicurezza con l'automobile rispetto al 50% del treno, al 90% monorotaia. E, eh, 70% treno a levitazione magnetica rapportato a Skyway che è il 100% sicuro comunque sia è il, il trasporto automobilistico è un trasporto molto molto eh, ad alto rischio e quindi eh, Uninsky eh, preme molto sul fatto della sicurezza di, di, di sviluppare tecnologie sicure ha anche, è, stato anche, è anche il regista di un, di un film che parla proprio di questo problema degli incidenti mortali con automobili e quindi trasporto su terra e, e quindi è un aspetto molto importante quello di sviluppare tecnologie che ci possano muovere, muovere in sicurezza eh, e soprattutto muovendoci in sicurezza noi possiamo fare altro che non essere attenti alla propria strada. E nonostante l'attenzione la disattenzione ci può, eh, ci può creare il danno mortale Compato, compatibilità ecologica anche qui Skyway fa da padrone rispetto a tutte le altre linee ecco la tecnologia Skyway è basata su rotaia innovativa a corda eh, può essere rigida per l'alta velocità per il cargo semi rigida per l'unibus, uni, l'unitrack e flessibile per l'unibike. È costituito da una superficie piatta di appoggio, questa superficie permette di ridurre notevolmente l'attrito e quindi la, la riduzione dell'attrito comporta una minor energia per muovere le, i, i mezzi. Ehm, e soprattutto questa tecnologia ha una continuità di, eh, di linea, non ci sono delle, delle interruzioni come ci sono nei binari perché eh, l'elemento eh, centrale è una corda eh, costituita da fasci di fili di acciaio anticipatamente tesi, questa tensione permette di rendere la linea continua, non ci sono vibrazioni, non ci sono... Eh, cambi di, di, di linea eh, e tutto si muove più, in modo più armonioso, più leggero e più, eh, e più silenzioso. Insomma. Questo è un po' il discorso. Qui vedete alcune fotografie, eh, ovviamente sono, eh, sono fotografie eh, per, per mostrare la tipologia di linea. Eh, si passa da eh, linea eh, rigida dove c'è il, il treno ad alta velocità sopra e il, il cargo sotto appeso, poi ci sono quelli sospesi con corda flessibile o semirigida. Ecco, questi sono piccoli esempi. Questa invece è una simulazione di una... Di una stazione dove ci sono il, il trasporto urbano, eh, urbano a una velocità massima di 150 km h quello extraurbano di 500 km h e qui ci sono un pochino le caratteristiche che si possono avere trasporto urbano a una velocità massima appunto di 150 km h il numero di passeggeri 168 la distanza di trasporto al massimo di 200 km Ecco, da notare il traffico passeggeri fino a 50.000 persone all'ora, quindi pensate quanto può una linea di questo tipo eh, trasportare eh, persone. Proprio oggi hanno, eh, ho visto un, un video dove fanno vedere dei test eh, di, di ingresso nel, nel, nell'unibus delle persone, quindi. Eh, hanno simulato l'ingresso delle persone dentro Bassi, quindi quanto è il tempo impiegato per accedere all'abitacolo. All quindi 50.000 persone, solo una linea eh, di questo tipo. Trasporto merci, merci si possono trasportare a distanze fino a 10.000 km e fino a 200.000 tonnellate all'anno. Mentre il trasporto extraurbano, che può raggiungere la velocità di 500 km orari, e può trasportare fino a un milione di persone al giorno. Ecco, questo è un po' eh, per farvi capire la eh, possibilità. Ecco, il, un esempio eh, pratico di trasporto merci o eh, trasporto container, è proprio questo. Vedete come il camion è sostituito da una struttura eh, da un cargo appunto, che eh, si chiama autocarro in sostanza che trasporta i container da un punto A a un punto B a una velocità eh, molto alta in sicurezza non solo in sicurezza su, per la merce ma in sicurezza anche per le persone che magari eh, invece in autostrada in tangenziale sorpassano o sono sorpassati da camion eh, molto molto pesanti e, e poco in sicurezza. Questa è una, una tipica applicazione che, eh, di cui i, i direttori di Skyway Capital hanno parlato oggi o ieri in, in un webinar. Ecco, sviluppo della tecnologia e la diffusione nel mondo, siamo in questa fase perché? Perché ovviamente Uninsky ha eh, raccolto fondi con il crowd investing il crowd investing in forma di eh, raccolta fondi, eh, quindi eh, per la startup. Questa raccolta fondi viene, eh, racco viene eh, utilizzata per lo sviluppo della tecnologia, per lo sviluppo delle linee che devono poi essere certificate e la possibilità poi di diffonderla di in tutto il mondo. Eh, la progettazione della tecnologia. A stringa eh, e realizzazione del progetto è già eh, quasi tutto totalmente realizzato, manca, eh, siamo nella fase dell'uso della tecnologia, ci sono già dei contratti importanti con i paesi eh, quali Australia, India, che vedremo in questa fase successiva, e, tuttavia lo sviluppo dell'azienda ha portato a eh, a creare una, una società dove ci sono molte persone professionisti che ci lavorano eh, tutti i giorni che sono impegnati eh, in uffici di progettazione nel, nel, nel marketing eh, nelle, nelle rappresentanze nelle delegazioni da, con cui si possono portare avanti pro progetti importanti nei vari Paesi. Considerate che ogni ufficio di progettazione eh, è eh, dedicato a, ogni, un, a un solo progetto e ovviamente questi uffici di progettazione sono uniti a più di 100 costruttori, costruttori e anche società eh, molto, eh, molto importanti, eh, società tipo una società canadese che eh, fa infrastrutture molto, molto impegnative. Eh, in, in diversi paesi e con questa, con questa società eh, canadese è stato stipulato un accordo per eh, valutare, ma è anche già stato valutato un progetto ad esempio nell'isola di Creta per una litoranea eh, eh, sull'isola. Qui vedete alcune fotografie della fabbrica perché non c'è solo progettazione ma c'è anche sviluppo e concretezza con eh, dei, eh, delle linee di produzione per le infrastrutture, linee di produzione dei mezzi eh, alquanto complessi, di per sé sembrano molto semplici quando si muovono sulla linea di per sé hanno comunque una tecnologia avanzatissima di cui Unischi è molto geloso e ne fa vedere un 20% di quello che dovrebbe far vedere. Il poligono sperimentale eh, dell'infrastruttura è partito nel 2001 dove un, un camion militare è, pass è passato sopra a questa struttura per dimostrare comunque che il carico Viene sostenuto, eh, addirittura Junischi è rimasto sotto alla linea quando passava il, cam il, il camion militare proprio per dire che era sicuro del progetto che aveva realizzato. E questa è l'immagine dell'ecotecnoparco, eh, come vedete ci sono tre linee: la prima a sinistra è il complesso merci di 600 metri che è in fase di conclusione, il complesso merci, il cargo. Eh, abbiamo, ho visto un video, ma penso che l'avete anche visto voi, eh, di recente, dove manca l'ultima curva, l'ultimo anello eh, che stanno completando, naturalmente siamo in inverno, sotto la neve e quindi i lavori nonostante vanno avanti, sono un pochino rallentati. Mentre invece quello centrale è il complesso urbano monorotaia di 800 metri dove abbiamo sia l'unibike sia l'unibus già certificati e testati e anche l'unitrack, quindi questa linea centrale è la linea eh, dedicata all'unibike, all'unibus e all'unitrack, mentre il cargo eh, verrà eh, sviluppato nella struttura dell'alta velocità, perché la struttura rigida permetterà sia il, il trasporto ad alta velocità che anche il trasporto merci eh, pesanti. Ecco qui vedete alcune foto di cui c'è anche Beatrice vicino all'Unibike. Eh, alcune foto dell'Ecotecno Festival che c'è stato appunto luglio e eh, l'Ecotecno Park eh, è il centro ufficiale di brevetto ma eh, non, non solo eh, è un centro eh, ufficiale di brevetto ma anche un museo perché, perché ci, vengono riportate tutte le varie fasi di sviluppo del progetto e, eh, e c'è presente anche il eh, il camion militare che è stato utilizzato per fare le prove di carico delle, delle infrastrutture nel 2001. Queste sono alcune foto appunto eh, della, della linea e qui in basso a destra potete notare la stazione di partenza della struttura rigida. La nuova generazione di trasporto ha avuto un'enorme eh, eh, diffusione di interesse da parte di molti paesi e ci sono stati dei preordini fino a 180 miliardi di euro. Tra i preordini c'è anche stata una stipula di contratti, stipula di, di, di contratti che eh, sono stati tra i quali Primis, eh, Roduc, che è il... L'ex ministro dei trasporti australiano che è stato eh, partecipe a Minsk, eh, è tornato anche un mese e mezzo fa, eh, ha fatto degli accordi importanti. Onisca è andato in Australia perché l'obiettivo è sviluppare le linee in tutto intorno all'Australia eh, con diverse fasi naturalmente anche, e, e anche eh, spezzoni di linea. Che attraversano il mare eh, meno profondo ma che raggiungono delle isole eh, minori qui invece c'è eh, 17 febbraio 2017 quindi un anno esattamente un anno fa eh, l'india ha stipulato il primo contratto eh, che include tre progetti per un ammontare di 926 milioni di dollari questi progetti vengono, verranno realizzati in tre diversi stati indiani tra cui Potete notare in questa cartina come abbiamo um, l'estensione eh, del, dell'India con 4,5 milioni di chilometri, quindi è un'enormità di mercato. E soprattutto questo è il primo progetto commerciale che è stato eh, definito. Eh, eh, ribadisco. Eh, mi piacerebbe, adesso abbiamo chiesto, ma eh, è una delle domande importanti, quando partiranno i lavori, eh, perché quando partiranno i lavori significa che il, la, le, tutto procede al meglio e la fase 1 prevede una linea di 12 km, la fase 2 di 129 km ed è il primo progetto commerciale. Anche Abu Dhabi eh, è in prima linea per avere delle, dei progetti di Skyway nel, eh, tra, i vari, tra le varie isole, tra i vari grattacieli che sono presenti, tra eh, terra ferma e isola appunto. Un milione e mezzo, mili 1,5 miliardi di dollari hanno stanziato anche eh, ad Abu Dhabi. Questa è una, una slide molto importante, l'anno scorso UNISCO ha visitato la casa del dalai lama che ha, eh, ha dato parere favorevole a questa tecnologia anche per i, i, i suoi territori quindi è molto importante il tutto a questo punto veniamo a parlare un pochino di qual è l'opportunità che noi possiamo che, che stiamo avendo con la partecipazione alla raccolta fondi quindi al crowd investing per la costruzione dell'EcoTechnopark. Sì, perché il crowd investing è in sostanza a fronte di una donazione, in questo caso per la costruzione dell'EcoTechnopark, che è eh, proprio il banco di prova di, di queste linee per la diffusione in tutto il mondo, ehm, ci vengono riconosciute delle quote Skyway che diventeranno azioni della società. Quando lo diventeranno? Questa è una domanda che tutti i giorni noi ci facciamo e non abbiamo ancora una risposta precisa, ma in, nei prossimi periodi vorremmo eh, sempre più una risposta eh, un po' più dettagliata da parte dei, eh, dei direttori di Skyway Capital e, e, ed è per questo che invito eh, persone a... A, a diffondere sempre di più questi che ci sono questi webinar nei webinar eh, ogni, ogni volta ci sono sempre delle notizie nuove e eh, abbiamo chiesto anche di mh, creare una, un webinar internazionale con i direttori di Skyway Capital che possono eh, rispondere a tutte le domande che voi avete. Quindi vi suggerisco di fare un elenco di domande che le, mh, poi me le mandate anche per email. Alla mia casella di posta e noi le inoltriamo attraverso anche Bea e, e, e tutti gli altri, le inoltriamo ai direttori in modo che quando ci sarà questa conferenza internazionale in italiano, con traduzione in italiano, perché ovviamente ci sono già state delle conferenze internazionali eh, via web su altri paesi, ce ne saranno eh, imminenti nei prossimi giorni, credo anche domani, l'1, il 2, eh, il 6 marzo del 6 marzo in francese quindi potrebbe essere un pochino più eh, eh, comprensibile comunque sia ehm, se voi andate sul, sul sito personale eh, vedete che ci sono negli eventi vedete la, eh, tutte le date dei webinar internazionali dove i direttori parlano delle domande che, più importanti che ci possono venire, eh, venire in mente ecco eh, quindi quindi ci dona delle, eh, delle quote di mercato, delle quote azionarie, che diventeranno azioni vere e proprie della società nel momento che entrerà in borsa. Oggi per ogni dollaro vengono eh, riconosciute, eh, qui eh, in modo semplificativo viene detto 100 quote, possono variare a seconda di quanto uno eh, dona e dopo l'entrata in borsa queste quote possono raggiungere anche delle percentuali eh, intorno al 1000% del proprio valore, quindi eh, questo è molto importante. Attenzione, ribadisco sempre, questo non è un prodotto finanziario dove ci sono delle garanzie del, di quello che uno vi dona, che dico sempre a me stesso ma anche a tutti gli altri di eh, donare solo quello che non vi può servire perché domani non, non, lo, non lo possiamo eh, eh, ritirare o prelevare ma lo dobbiamo lasciar maturare perché il, il progetto ha eh, un tempo di maturazione ci saranno dividendi per la vita in proporzione al numero di azioni possedute e si avrà quindi una retribuzione diretta che proveniente da questi dividendi quando eh, quando ce lo diranno i direttori comunque sia eh, questo, questi dividendi verranno, eh, verranno poi eh, ovviamente in un tempo eh, non a breve chiaramente ma eh, in un tempo eh, nel quale poi l'azienda fatturerà e ci eh, dividerà in base al numero di quote che noi avremo e in base al, agli utili che distribuirà con queste donazioni noi facciamo partire un volano di una tecnologia ad alto livello con esperti indipendenti che dicono che questa tecnologia ha un valore di 400 miliardi di sterline. In sostanza con questo crowd investing noi diventiamo coproprietari di una società globale. Il gruppo skyway il gruppo skyway è suddiviso in diverse società allora qui eh, le persone si fanno tante domande ma perché tutte queste queste società perché eh, ci sembrano le scatole cinesi una si apre una si chiude no qui Juninski ha eh, progettato un tutta una serie attraverso anche i consulenti che hanno eh, che hanno programmato tutto questo per avere il minor rischio possibile che il progetto non vada a termine. Considerate che UNICICI ci sta lavorando dal 1978. Secondo voi UNICI <ride> vuole chiudere un'azienda per aprirne un'altra, ma a quale scopo? Lo scopo è semplicemente per portare in, alla diffusione della propria tecnologia nel mondo. Quindi il pensiero che può essere venuto anche a me è che queste, tutte queste società che hanno sedi diverse a seconda poi dell'utilizzo eh, e qual è la loro funzione, eh, hanno sedi appunto diverse, ma eh, la funzionalità dipende molto da qual è lo scopo. E ehm, lo stesso, stesso Juninsky ha pensato di ridurre i rischi anche proprio suddividendo le, 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 le due, in due società quelle che distribuiscono le quote di partecipazione, cioè l'Euroasian Rail Skyway System Holding Limited 1 e l'Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited 2. Queste due società vediamo, vedremo nella prossima slide: eh, saranno, eh, avranno eh, delle eh, quote di mercato diverse e comunque sia andranno a totalizzare una quota già stabilita, quindi tutta questa operazione è stabilita e, eh, e ha gli obiettivi di raggiungimento legati appunto all'operazione, alla costruzione dell'ecotecnopark e allo sviluppo della tecnologia e all'azienda. Che sta portando avanti il, la produzione eh, in automatico. Ecco, poi eh, chiaramente ci sono altre società: eh, appunto la Skyway Technology che si occupa della tecnologia, la Global Transport Investment, che si occupa degli investimenti per il trasporto globale di cui eh, fa parte anche la Skyway Technology, e la Uninsky Corporation, che è la società a cui fa capo il presidente Uninsky per poi arrivare alla First Skyway Invest Group che è eh, suddivisa in, in due sottosocietà, la Skyway Capital che, eh, che rappresentiamo meglio, che, che facciamo parte di questa società per il semplice motivo che ci siamo, abbiamo, eh, abbiamo devoluto eh, chi più chi meno eh, dei risparmi eh, proprio attraverso questo canale di Skyway Capital ma esiste anche un'altra società con la stessa funzionalità che è Skyway Invest Group. Ci tengo a dire che in Skyway Capital ci sono 6-7 direttori eh, della holding Skyway, eh, mentre in Skyway Invest Group, non, ha, ha, che io sappia, non, non, non ci sono dei direttori. Quindi Skyway Capital, se vogliamo, ha degli obiettivi più visibili eh, e più lineari rispetto a uno Skyway Invest Group. Tutto sommato tutte e due hanno l'obiettivo comune di sviluppare eh, di sviluppare il crowd investing, di eh, ampliare le persone all'interno del progetto. Pensate che sono eh, le persone sono 300, circa 350.000 in più di 80 paesi al mondo vedete mh, vedete eh, spero che lo, lo, lo possiate vedere è scritto in piccolo eh, mi farò mi, mi sono già fatto un appunto di fare uno schema blocchi più leggibile comunque sia vedete che c'è la uniski string technology skyway technology che ha un, eh, un capitale di 100 milioni di rubli che sono circa un Miliardo e mezzo di dollari se non ricordo male. A questa uniski String Technology eh, ne detiene il 90% la Global Transport Investment e il 10% la eh, Uninsky Anatoly Uninsky. Qui a destra invece avete la Global Transport Investment, la gt che è eh, che ha sede nelle isole eh, britanniche, Virgin British, e, e ha un, um, una capitalizzazione di circa 400 miliardi di dollari. Questi 400 miliardi di dollari sono suddivisi in 267 miliardi rotti sulla UNICEF Corporation, quindi eh, abbiamo la, la, la società di UNICEF che determina tiene il 66,77% e il restante 33% è suddiviso in, ehm, nelle, due, nelle due società gemelle, diciamo così, che una ha 60 miliardi di quote di partecipazione, l'altra 73 miliardi. Sulla Euroasian ehm, Rail Skyway System Holding Limited abbiamo eh, una distribuzione di quote all'incirca intorno ai 56 miliardi di dollari contro i 60, quindi ci siamo quasi al completamento. Mentre in quella eh, limited 2, quindi la erss 2 per intenderci, ha un ammontare di 73 miliardi e 4 siamo, abbiamo raggiunto circa i 53 miliardi. Ecco questo per darvi un'idea, qui lo vedete ancora meglio. Vedete come una parte delle, eh, delle, della raccolta eh, equivalente alle quote di partecipazione rilasciate alle persone che hanno aderito eh, viene, eh, viene utilizzata per l'investimento e il credito del, eh, del commercio sullo sviluppo dell'Ecotecnopark. Sono stati utilizzati circa 250 milioni di dollari, ma il valore dell'EcoTechnoPark è già un miliardo di dollari, quindi è quattro volte quello che è stato utilizzato per il suo sviluppo. Qui vedete uno schema molto articolato. Ma eh, concettualmente dovete sapere questo. Allora, abbiamo la GTI che è la, la, la Global Transport Investment che si occupa della tecnologia Skyway. Attraverso cosa? Attraverso il finanziamento pubblico eh, e lo sviluppo della tecnologia stessa. Il, 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 il centro di finanziamento pubblico eh, si basa su una fondazione eh, della Transnet, della rete dei trasporti, con eh, una suddivisione di fondi regionali. Eh, fondi regionali e ovviamente da questi fondi regionali nascono i progetti eh, direzionali nei vari paesi. Quindi eh, avremo un centro di assistenza tecnica e di manutenzione di questi, di questi progetti mirati, eh, un centro per la formazione del personale. Quindi sviluppo di lavoro locale dove eh, il progetto si eh, instaura, e, e ovviamente ci sarà anche un centro di cooperazione degli investitori e un centro di preparazione di questi progetti stessi. Quindi, tutto quello che ne consegue eh, lo sviluppo tecnologico comporta uno sviluppo di investimenti mirati ai progetti nei vari paesi al mondo. Quindi avremo, ci sarà, c'è un supporto finanziario, eh, un supporto completo legato allo sviluppo della tecnologia. Eh, supporto informativo, sicurezza, garanzia del risparmio delle risorse energetiche, garanzia del controllo della qualità eh, e aggiungo eh, eh, la blockchain, la tecnologia che permetterà di gestire tutti i dati trasmessi per le varie linee, per, i, per la, la contabilità. Eh, ed è, è, è questo progetto di Skyway eh, non ha eguali. Al mondo eh, perché po potrà eh, sfruttare quella che è la blockchain. La blockchain eh, se ne parla tutti i giorni: blockchain viene, eh, viene tradotta in modo errato in moneta criptovaluta, la criptovaluta è una piccola, eh, una piccola parte di quello che può fare la blockchain. La blockchain può gestire documenti, molti dati e così via, insomma, quindi la complessità del progetto è alquanto eh, articolata e quindi richiede tempo, richiede tempo nella, nello sviluppo, richiede tempo nella eh, diffusione. Si sta parlando anche di progetti di coinizzazione, c'è cioè la moneta digitale, eh, ma eh, è diciamo un un supporto per aumentare i benefici a breve termine anche se va comunque eh, rimandato in webinar più specifici dei direttori di Skyway Capital ecco proprio ieri è nato questo nuovo strumento per il business di affiliazione con Skyway Capital cosa vuol dire vuol dire che eh, tutti noi che siamo partecipanti a questi webinar possiamo essere dei semplici spettatori questa sera ci sono persone che entrano per la prima volta a conoscere cos'è Skyway, quindi sono degli spettatori ci sono dei partecipanti inteso eh, ho visto il progetto partecipo e, e, e divento eh, un proprietario, coproprietario di, di questa tecnologia che si sta sviluppando. E poi ci sono anche quelle persone che oltre a partecipare si rendono attive a sostenerlo e a diffonderlo sempre di più perché più siamo e più, eh, e più eh, si sviluppa il progetto e più beneficeremo tutti quanti compresi anche quelli che parteciperanno al progetto della eh, tecnologia per muoversi e Skyway Capital ha proprio quest'anno ha dato un'accelerazione e vuole portare a, a nostra eh, nostra possibilità di sfruttare delle pagine con delle informazioni eh, ufficiali quindi attenetevi ai link che voi trovate nella vostra area personale in for partner eh, for partner e eh, referral link questi sono eh, quattro eh, link eh, con il mio codice ma non c'entra quello. Eh, L'importante è che voi vedete quali sono i link e se voi andate su questi link, voi vedrete tutte le informazioni che eh, sui webinar noi eh, pubblichiamo. Ci, saranno, ci sono dei video esplicativi che permettono di spiegare tutta una serie di, eh, di domande che eh, molti di voi. Eh, vogliono delle risposte tra tutti questi siti in cui avrete la possibilità di eh, diffondere alle persone che conoscete eh, ce n'è uno adesso non ricordo il, uno dei, dei quattro dovrebbe essere lui, il primo a scende, il primo in basso ehm, in, una certa, eh, in una certa posizione c'è frequently asked question, cioè sono le domande le domande eh, che vengono, vengono fatte più frequentemente, e qui ce n'è tutta una serie di domande. Più in basso eh, di, questa, di questa porzione di testo c'è eh, un pulsante che dice di inserire le domande a cui vogliamo avere una risposta. Quindi vi suggerisco eh, e vi suggerisco di scrivere tutte le vostre domande a cui volete una risposta, perché ci sarà poi il webinar internazionale che ci permetterà di avere delle risposte. Una cosa importante è stata, è stata stabilita una data una data per la conferenza internazionale, ovviamente offline significa proprio nel vivo. Eh, a Verona il 9 giugno quindi cerchiamo già di organizzarci e di portare tante persone tante persone che vogliono informazioni perché lì ci saranno eh, almeno due direttori di Skyway Capital che ci potranno dare ulteriori conferme e informazioni importanti per eh, lo sviluppo del progetto qui eh, ci sono Ovviamente, delle, delle, dei pacchetti eh, di, eh, di quote che uno può andare a selezionare per, per lui o per, o per chi, eh, per dei cari, dei figli. Eh, io, il primo che ho fatto è stato per mia figlia, il, è proprio questo, il KID. E, perché ritengo importante dare un. Un qualcosa di positivo alle generazioni future e la cosa bella è proprio che l'azienda ha pensato anche a questo cioè dare la possibilità ai figli di partecipare e di avere delle quote che nel momento in cui compieranno 18 anni potranno scegliere di, eh, di, di fare quello che, che, che vorranno fare ovviamente eh, prima di quell'età siamo noi a decidere se eh, venderle o tenerle. Qui ci sono diverse eh, possibilità, eh, considerate che all'incirca, facciamo un esempio, eh, questo, questo pacchetto di eh, 5.000 dollari ha uno sconto di 120, cosa significa? Che per ogni dollaro mi vengono date 120 quote. Mentre quello da 10.000 dollari, 140 è lo sconto, quindi per ogni dollaro meno vengono date 140 e così via. Quindi man mano che si sale sull'ammontare eh, eh, devoluto, aumenta lo sconto, quindi a parità di eh, investimento noi abbiamo più quote. Scusate, a parità di dollaro eh, abbiamo più quote. E abbiamo nominal 3 significa anche... Un pacchetto dove c'è l'assegnazione eh, nominale con nome e cognome sul, sulla pianta che viene piantata nell'Eco Park. Considerate che l'Eco Park due anni fa quando sono partito, cioè, ho visto io il progetto, era puro deserto, c'era qualche, sì no, qualche pianta, ora eh, ci sono già 10.000 alberi. Quindi anche. In questo Ionischi è speciale perché la tecnologia va a sposare il territorio, quindi si può eh, con, eh, confondere con la, il territorio senza andare a fare troppi, eh, eh, troppi impatti ambientali che, che oggigiorno è fondamentale non fare. Qui vedete altri esempi. Ovviamente per importi più piccoli, 1000 dollari, lo sconto è 85 o 95 a seconda della scelta, se eh, fare doppio pagamento alla prima rata oppure per due, eh, due persone che aderiscono al crowd investing. Qui invece avete altri pacchetti per i partner, sono pacchetti che si possono... Prendere, acquistare solo attraverso, eh, attraverso i pre, dei, eh, dei premi che l'azienda la, riconosce a chi eh, coinvolge persone, più che coinvolge le informa di, di questo progetto. Qui c'è una tabella riassuntiva, si parte da 15 dollari a, a 150.000 dollari replicabili, quindi non c'è un non c'è un limite se non che è il limite delle quote di partecipazione perché quando si raggiungeranno il eh, numero 60 miliardi da una parte e 73 miliardi dall'altra saranno terminate ovviamente avremo queste quote che poi potranno essere scambiate sul mercato azionario nel momento del, dell'entrata in borsa e, quando abbiamo pagato l'importo del pacchetto e abbiamo accettato e firmato elettronicamente il contratto, riceviamo un certificato che è un certificato temporaneo di First Skyway Invest Group, che è la società di brokeraggio che raccoglie i fondi. Questi fondi vengono coinvogliati nella Uninsky Corporation, vedete qui a destra, e questo, e questo certificato verrà convertito definitivamente eh, ehm, e verranno consegnate le, le, le quote di partecipazione che diventeranno poi azioni eh, dall'Euroasian Rail Skyway System Solding Limited dove, eh, sono regi dove vengono registrate le azioni. L'ultima fase appunto è questo certificato che eh, praticamente eh, viene, eh, viene descritto l'euroasian rail skyway system holding limited eh, eroga un, un il top di eh, quote che sono eh, ovviamente da una, da una da un intervallo ad una prestabilito e queste quote eh, avranno un valore denominale di un dollaro eh, a fronte dell'uscita in borsa potrebbe essere che invece di euroasian rail skyway system holding limited sia limite 2 e invece di 60 miliardi sono 73 miliardi rotti proprio perché Yunisky ha creato due società gemelle non per fare delle scatole chiuse cinesi che una la apro e una la chiudo, ma semplicemente per ridurre i rischi economico finanziari del progetto, perché Yunisky eh, vuole ridurre a, sempre di più al minimo i rischi che il, pro, il, il processo di sviluppo della tecnologia nel mondo sia, eh, sia ridotto appunto al minimo. Qui riprendo il business con piacere che Skyway Capital ha lanciato il 20 gennaio. Eh, ricordo che chi è in corsa e è in corsa solo quelle persone che hanno un pacchetto aperto e rateizzato potranno eh, raggruppare, eh, raggiungere eh, dei premi di viaggio equivalenti a un premio di 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro, a seconda del, del, eh, del fatturato raccolto eh, in prima linea, cioè per, eh, sponsorizzando persone dirette. E, e questo, questo premio... Verrà erogato al, al 20, a 20 aprile, quindi tra due mesi. Quindi, tra due mesi si tirano le righe: chi ha eh, fatturato in prima linea 20.000 dollari avrà 1.000 euro di, di premio viaggio, 35.000 dollari avrà premio di 2.000 euro viaggio e 50.000 dollari avrà premio viaggio di 3.000 euro. Qui un piccolo esempio per farvi comprendere, ho detto in precedenza che le previsioni sono dell'aumento del 1000% delle quote di Skyway e allora di per sé 1000% potrebbe essere un grande numero, ma se noi lo confrontiamo con gruppi, con attività e aziende come Google che nel 1998 per chi ha investito 100 dollari oggi ha una valenza di un miliardo di dollari, eh, ha eh, per così dire in, eh, in un mese un aumento del 5.208%. Quindi di che cosa stiamo parlando? Il 1.000% contro il 5.208% al mese. Ecco, questo per darvi un'idea. Un, un, un Chiaramente Skyway è un progetto che non è... Eh, non è paragonabile a Google, anzi, però è molto di più di Google, perché è una transnet, una rete di trasporto di, di, delle cose, quindi di, di persone, animali, merci, comunicazione, quindi c'è tutto un, eh, un Internet all'ennesima potenza, moneta e via dicendo, insomma. Quindi è un'opportunità da non sottovalutare attentamente, anzi mettere un piede sicuramente anche con poco, anche con 15 dollari, con quello che volete, ma entrate nel progetto, perché più siamo, più diamo forza al progetto, lo possiamo sviluppare. Anche in Italia ci sono già delle conferenze importanti, eh, ne stiamo organizzando con Skyway Capital proprio a giugno la conferenza internazionale, ma ne faremo anche prima. Probabilmente, non, molto prob non probabilmente, eh, la faremo in Sicilia, eh, stiamo organizzando con, eh, abbiamo dei contatti con eh, dei sindaci, c'è stato proprio sabato scorso una presentazione in un paesino, adesso non ricordo il nome, in Calabria, con tutta la giunta comunale che ha eh, visto questa presentazione. E quindi diciamo che anche in Italia ci stiamo muovendo in tal senso, anche in, a Milano ci sono delle iniziative tra vari comuni per fare una linea nella zona di Rho. Quindi non, non c'è solo i, i, i grandi paesi che vogliono sostenere questa struttura, ma ci sono anche delle piccole realtà locali, de, tra cittadini e piccole istituzioni che vogliono capire meglio come poter sviluppare la tecnologia Skyway anche in Italia. L'elemento importante è la prima, il primo lavoro, la prima giornata di lavoro di un progetto, eh, di un progetto che è stato eh, definito nei vari paesi, Australia, India, perché quello sarà il giorno più significativo che eh, tutti noi ricorderemo per tutta la vita. Bene, ringrazio. Eh, sì. <ride> Trentino, Crotone, Croazia, tantissimi paesi, Svizzera, la stessa Svizzera, eh, dobbiamo, dobbiamo muoverci perché più eh, facciamo sentire la forza di questa possibilità di sviluppo di tecnologia e, e tutti noi avremo un beneficio, tutte le generazioni future avranno un beneficio. E soprattutto eh, chi eh, costruisce Skyway salva il pianeta, salva tutti noi, come dice Iuniski. Un abbraccio a tutti, eh, ringrazio tutti voi per aver dedicato tempo a questo webinar. Nelle prossime, nei prossimi webinar, nelle prossime settimane andremo più in profondità a studiare e a capire le varie fasi, eh, fase 11, fase 12, fase 13, eh, a seguire la 14 e la 15, per farvi capire che non c'è solo una fase di raccolta fondi e questi fondi saranno... In proporzione meno, meno rispetto alla fase 10, alla fase 9 e alla fase 8, ma c'è anche un, uno sviluppo eh, di lavori eh, per l'Ecotechno la, Park, per le linee da certificare e quindi eh, viene richiesto più tempo rispetto a quello previsto nelle, nei piani organizzativi del business plan che potete trovare eh, all'interno del vostro account. Con questo concludo, un ringraziamento di nuovo a tutti quanti. Eh, parlate con le persone, diffondete e organizziamo altri eventi eh, internazionali, nazionali, dove ognuno di voi eh, lo vorrà e, e si potrà fare. Vi, rifaccio, eh, vi, rifaccio, vi ripropongo il video iniziale, che è un video interessante che è la. Eh, è stato è stato condiviso nel sul gruppo. Vediamo un attimo se trovo. No, questo. A presto, buonanotte a tutti e fate se avete domande, mettetele per iscritto su mail e, e giratemela a gmail.com Un abbraccio a tutti. Un saluto, buona serata!